Buonasera, buonasera amico Magliatelli, grazie, ore 17:30:15, iniziamo un piccolissimo ritardo per parlare, però scusate, fate una cosa voi, guardatemi un momento indietro, guardate che bellezza, siamo in un centro commerciale a parlare di temi così importanti e delicati in un'ora oggettivamente improbabile. Grazie di aver accettato, grazie di essere la prima nazionale in pubblico per il vittorio dell'intervista, quindi è un regalo che ci ha fatto la noi di Libera Centro, la Cinecittà 2, quindi siamo contentissimi, cominciamo benissimo. Sai che Andrea Garandini mi ha raccontato ieri che per un professore, come dire, nel bidone la dedica di un messo ottima lettura su quale fanno la professora. Allora, magistrato procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, con Antonio Nicaso ha pubblicato dei libri importantissimi di indagine su tutti i fenomeni della criminalità, in particolare della 'ndrangheta. Oggi propone Oro Bianco. Antonio Nicaso è impegnato con altri progetti, però ci ha seguito passo passo e avrebbe desiderato essere qui. Insieme hanno indagato, come dicevo, su tanti aspetti. Uno in particolare, l'anno scorso, ve lo ricorderete, abbiamo presentato Acqua Santissima e il fenomeno raccontato, lo sfruttamento della religione da parte della criminalità, ha avuto varie vicende dopo e per fortuna anche qualche credito, che tentativo di limitazione. Sì, quel libro, questo Oro Bianco, è l'11° libro che abbiamo scritto assieme al professor Nicaso e sostanzialmente in questi libri sono centinaia e centinaia di nomi. E mai nessuno si è lamentato perché noi solitamente scriviamo tutto ciò che riusciamo a documentare. Invece in quel libro anche Santissima abbiamo avuto dei problemi perché certi preti, certi vescovi hanno contestato, hanno occupato pagine intere di giornali per contestarci. Oltre non sono potuti andare, questo è il segno che abbiamo toccato delle riscoperte. E oggi affrontiamo Oro Bianco, il tema della cocaina, della droga. È un saggio sul campo, nel senso che è stato realizzato grazie a viaggi in tanti paesi d'America, in tanti paesi d'Europa. Un viaggio compiuto anche nelle piantagioni e nei laboratori della cocaina. Al centro l'evoluzione che questa droga ha subito in questi anni. Originariamente era una droga d'élite, oggi è una droga di massa, con numeri assolutamente spaventosi. Più in generale per quanto riguarda le droghe, nel 2012 l'ONU ha stimato per il 2012 243 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni che hanno assunto in un anno almeno una sostanza illecita. Il business mondiale della droga si può stimare intorno ai 500 miliardi di euro. Tanto che a un certo punto dici che la droga conviene più dei titoli di Stato. Sì, la droga è un commercio sicuro. Avere droga è come avere quasi lingotti d'oro, perché se io vivo in uno stato, ad esempio sudamericano, ad alto rischio di colpi di stato, di attentati, eccetera, io rischio che quei titoli, ad esempio immagino l'Argentina, siano cartostaggi. Se io invece ho cocaina e traffico in cocaina, perché in alcuni paesi del Sud America per la borghesia di quegli stati non è riprovevole investire in cocaina come non lo era per la borghesia calabrese negli anni 70 investire nel traffico di sigarette. Quindi non è riprovevole investire in cocaina ed è un grosso affare, un grosso business, perché non esiste nessuna attività tra lecita e illecita più redditizia, perché un chilo di cocaina in Sud America, ad esempio in Colombia, costa 1200 euro al chilo, che è pura al 98-99%. Siccome fino al 23-24% ha effetto stupefacente, quindi da un chilo si possono fare
4 kg abbondanti, un grammo costa 50 euro, non esiste nessuna attività legge delle leggi del pure edilizia. Ecco, per quanto riguarda diciamo, l'Italia, qui stiamo parlando di traffici planetari, per l'Andrangheta la droga e la cocaina in particolare è l'affare assolutamente più redditizio. Si calcola che frutta entrate per 44 miliardi di euro, praticamente i 2/3 delle entrate dell'Andrangheta derivano dalla cocaina. Sì, sostanzialmente l'Andrangheta è il quasi monopolio dell'importazione di cocaina in Europa, perché in Sud America vivono stabilmente dei broker, degli uomini dell'Andrangheta, il cui compito è quello di procacciare, di trovare tonnellate di cocaina e comprarla. Il fatto che ad esempio un broker compri 5-6 tonnellate di cocaina in Sud America non vuol dire che questa cocaina arriva tutta in una volta. Servono questo tipo di acquisti per saturare il mercato, cioè dettare il prezzo, come una coltivazione di pomodori o di meloni o di arance. Io compro tutti i campi, così io poi detto il prezzo. In questo modo l'Andrangheta riesce a comprare a prezzi molto bassi, molto competitivi. Molte famiglie di Andrangheta, di elite, riescono a comprare in conto vendita in Sud America e fanno poi arrivare la droga qui in Europa, soprattutto attraverso i container, ma e soprattutto nei porti del nord Europa, tonnellate di cocaina. Allora, cominciamo il viaggio dalla Colombia, penso sia inevitabile, anche sì, perché scrivete qui dove tutto inizia. Sì, e visitando la Colombia hai visitato un paese dove c'è miseria e violenza, ma anche un certo orgoglio di poliziotti e militari che sognano comunque un futuro di pace e di rasserenamento. Sì, io faccio questo lavoro da 30 anni e da 26 mi occupo in modo sistematico e continuativo di contrasto all'Andrangheta e soprattutto al narcotraffico. Circa 26 anni fa la prima cocaina che abbiamo sequestrato, la prima volta che abbiamo sequestrato la cocaina è stata 20 kg, mi ricordo, in un paesino vicino Locre, a Grotteria Mare, 20 kg, era un'emozione, per noi una cosa importante. Oggi mi chiamano e dicono: dottore, abbiamo sequestrato 100 kg, ah va bene, ci vediamo domani. Cioè ci siamo assuefatti anche noi alla cocaina e alle quantità. Siamo stati, io per motivi di lavoro vado ogni 15-20 giorni all'estero, in Sud America ogni 2-3 mesi, in Nord America ogni 2-3 mesi. Quindi ho costantemente il monitoraggio di tutti i paesi del Sud America, del Centro America, del Nord America, d'Europa, continenti nei quali vado, perché tutti e tre i continenti hanno a che fare con l'Andrangheta, o voi per l'acquisto, voi per la vendita, voi per la distribuzione in grosso della cocaina. I paesi che frequento di più nel Sud America sono Colombia, Venezuela, Perù, Uruguay, Argentina, Brasile. Il maggiore produttore al mondo di cocaina, gli unici paesi dove la cocaina si produce allo stato puro sono Colombia, Bolivia, Perù, Uruguay. C'è un forte aumento soprattutto della produzione di cocaina in Perù e in Bolivia. In Colombia la produzione è stabile perché c'è un certo contrasto al narcotraffico, anche perché in Colombia diciamo che è l'ultimo paese dove gli americani hanno accesso in Sud America, è l'ultimo stato che gli è rimasto agli americani e il 51esimo stato degli Stati Uniti dopo Israele. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che gli Stati Uniti investono molto in Colombia, contribuiscono molto dal punto di vista sia finanziario sia di uomini e di mezzi per contrastare il narcotraffico, anche perché la maggior parte della cocaina che arriva negli Stati Uniti proviene dalla Colombia. Quindi sostanzialmente l'elite della polizia colombiana lavora con la DEA, che è la polizia che numericamente è la polizia più grande al mondo,
solo numericamente, non come qualità, perché come qualità la Polizia Giudiziaria Italiana non è assolutamente seconda all'FBI o al BKP tedesco o a Scotland Yard o alla Fiscalia di qualsiasi paese sudamericano. Ora ho le giubbe rosse canadesi, non ne parliamo. Ora, in Colombia siamo stati, però specificamente per scrivere questo libro, una settimana abbiamo vissuto in un campo di addestramento dell'esercito colombiano che si allena e istruisce i giovani militari alla guerra contro le FARC. E siamo stati anche in un campo sperimentale dove si producono i 10 tipi di piante di coca, è l'unico posto al mondo dove è legale coltivare le piante di coca, i vari tipi, le varie tipologie di piante, perché bisogna, per sperimentare gli affumicamenti, cioè gli avvelenamenti che poi verranno fatti con gli aerei dall'alto, per vedere la resistenza dei veleni di queste piante, anche perché i narcotrafficanti e quindi anche le organizzazioni terroristiche come le FARC, sono circa 40.000, cosa fanno? Tendono a modificare geneticamente le piante di coca per farle resistere agli affumicamenti, quindi agli avvelenamenti. È stato importante, non ho pensato di organizzare un proiettore perché ho fatto dei filmati in Colombia, ho una film per NSB con molti filmati dove... Però temo che con un computer piccolo non si... No, ma poi c'è troppa luce. Allora ho filmato come si produce la cocaina e ad esempio la cosa che mi ha impressionato è quando la cocaina si estrae dalle foglie, no? Le foglie per creare la pasta di coca. Ad esempio in Perù le foglie vengono raspate, grattate come il formaggio, come la buccia delle arance per fare i dolci, ma ad esempio in modo più sbrigativo e possiamo dire più industriale, in Colombia si raccolgono le foglie e a seconda della tipologia di pianta si possono fare due raccolti l'anno e tre raccolti l'anno. Quella ad esempio dove si produce di più è la Blanca Pogliana, dove si possono fare fino a tre raccolti l'anno. Da queste foglie vengono messe in grandi vasche con un decespugliatore, quelli che tagliano l'erba sul ciglio della strada, frullano queste foglie. Ogni tanto si mette un po' di cemento in polvere, il cemento è quello per le costruzioni, per incominciare a creare una pasta. Il processo di lavorazione passa attraverso 7-8 tipi diversi di sostanze chimiche, quale cherosene, quale l'acetone per le unghie, l'ammoniaca, c'è tante sostanze che poi vengono ingerite dall'organismo, dalle persone che ne fanno uso della cocaina. E poi abbiamo visto le varie lavorazioni, le varie tecniche di guerriglia. A proposito di guerriglia, in questo momento, nel silenzio totale dell'opinione pubblica, dell'informazione internazionale, si sta svolgendo una trattativa a Cuba tra una delegazione del governo colombiano e una delegazione di terroristi colombiani per trattare sulla pacificazione. Cioè la guerra che c'è in Colombia tra le FARC e il governo colombiano dura da almeno 60 anni, sono morte circa 250.000 persone, sequestri di persone mediamente 2005-2007, 700 persone sequestrate per 3 anni, 5 anni, 8 anni, ricordate, voi vi siete interessati di questo quando poi è stata liberata la Betancourt, di ricordarsi della scrittrice francese che poi si era candidata alle elezioni colombiane e poi è stata, dopo tanti anni, in trattativa è stata liberata. La distinzione fra terrorismo e criminalità organizzata
spesso è difficile. Ma quasi possiamo dire che non c'è, perché fino a 20 anni fa i terroristi si finanziavano chiedendo la mazzetta ai trafficanti colombiani nel trasporto della cocaina dalla selva al mare. Da circa 20 anni i terroristi, sia le FARC che le AUC, le FARC invece sono di ispirazione linguista marxista, che sulla carta non esistono più, perché c'è stato il trattato di pacificazione tra AUC e il governo colombiano. Le AUC erano circa 20.000, oggi formalmente non esistono più. Di fatto molte sezioni, molti segmenti delle FARC, formalmente hanno fatto la pacificazione, ma sono diventati dei veri e propri cartelli di produzione della cocaina. Quindi il problema è scomparso sulla carta, ma di fatto c'è. Ecco, però stavi dicendo che c'è una trattativa che sfugge all'attenzione dell'opinione pubblica, sì, di pacificazione. Di pacificazione, perché il prezzo di questa trattativa a me pare sia molto alto. Perché intanto anche persone che dicono di aver ucciso 100-200 persone non intendono farsi nemmeno un giorno di carcere. Invece, sempre una trattativa con le AUC, l'accordo era 6 anni di carcere. E poi l'altro dato che più mi inquieta è il fatto che queste organizzazioni terroristiche, le FARC, pretendono delle zone franche, pretendono delle parti di territorio autogestite, di autogoverno. Questo mi preoccupa e mi inquieta, perché siccome loro non producono pane, non producono Gran Turco e non fabbricano scarpe, ma coltivano e producono cocaina, se noi lasciamo queste parti del territorio colombiano alle FARC per 10 anni a produrre cocaina, io non so fra 10 anni quanti soldi questi riusciranno ad avere, e quindi poi a comprare cosa, e quindi se sono poi in grado di entrare l'agenda loro, e quindi diventare un problema più di quello che è oggi. E fra l'altro, quando stavi parlando prima della coltivazione e della lavorazione della cocaina, hai sfiorato un tema molto delicato: il disboscamento. Sì, allora per produrre ovviamente, per piantare la coca è necessario avere terreni molto fertili, e allora le possibilità sono due: o disboscare la foresta, e questo avviene molto spesso, però è più faticoso. La cosa più sbrigativa è quello di andare nei villaggi dove ci sono villaggi di contadini e terrorizzare questi contadini, spaventare questi contadini, dite andatevene. Se questi contadini non se ne vanno, perché non è facile lasciare le proprie radici, lasciare queste terre, perché il destino di questi contadini sarà poi andare ad ammassarsi attorno a grandi città, ad esempio attorno a Bogotà, dove ci sono circa 5 milioni di persone non censite, che vivono di miseria, di stenti, vivono in posti dove noi 50 anni fa custodivamo i maiali, in posti dove non ci sono nemmeno le finestre, dove non ci sono fognature, dove non c'è luce, non c'è acqua, e questa gente è destinata a diventare carne da macello. Sono quelle aree, quelle zone a rischio dove la vita di un uomo vale una bicicletta, vale un telefonino, vale un paio di scarpe. E allora questi contadini tendono a non fuggire, a non scappare, ma quando la resistenza è forte, questi sono pronti a prendere delle persone, a legarle un palo e a cavargli gli occhi da vivi con un cucchiaio. Sono pronti a prendere un bambino di 2-3 anni, aprirgli la pancia, prendergli le budelle e imbrattargli la faccia con quelle budelle alla mamma. E questo serve a terrorizzare i 200, 300, 500 abitanti di quel villaggio e farli scappare. E in questo modo appropriarsi di quelle terre e tentare le cose.
L'alternativa è la presenza dell'esercito per combattere questi terroristi, l'alternativa è poi la distruzione di questi campi attraverso gli affumicamenti. Ma se gli aerei volano bassi per distruggere con il veleno queste coltivazioni, il rischio è che i terroristi da sotto sparano gli aerei e cadano gli aerei. Se volano alti, il rischio è che col vento il veleno si sposta e va sulle colture. Avvelenando le colture avvelena anche i contadini, cioè, infatti in alcune parti del territorio colombiano dove ci sono gli affumicamenti c'è un aumento dell'incidenza degli avvelenamenti, un innalzamento delle percentuali di tumore alla tiroide. In questo modo c'è una sorta di levata di scudi, di protesta da parte dei contadini nei confronti contro questi affumicamenti. I mezzi della malavita sono mezzi incredibili, tra l'altro. Ma noi abbiamo documentato che in queste aree dove l'esercito colombiano ha paura di entrare, uomini dell'Andrangheta entrano ed escono e si muovono tranquillamente come voi vi muovete a Roma. Questa è la forza, la permeabilità, la progressività dell'Andrangheta in quei territori, in quei campi. Un'altra cosa importante che ci ha un po' sorpreso, quasi inedita, che abbiamo scoperta è un ufficio di recupero crediti internazionale. Esiste un ufficio organizzato da famiglie, da cartelli colombiani, dove se un'organizzazione, ad esempio italiana, spagnola, comunque internazionale, straniera, non paga il debito della droga, questa organizzazione è in grado di mandare uomini all'estero per fare recupero credito. A modo loro, certo, non si rivolgono all'avvocato per fare il decreto ingiuntivo, ma sono in grado di rivolgersi a queste organizzazioni. Vi faccio un esempio. C'era una famiglia di 'Ndrangheta della provincia di Vibo Valentia che non stava pagando il debito della cocaina. C'era una contestazione sul dato, perché il prezzo ovviamente cambia se io, organizzazione criminale, compro la cocaina in Colombia oppure la compro in Italia. Il dato è che un carico di cocaina si è perso e quindi i colombiani dicono: comunque tu me lo devi pagare. Gli italiani dicono: no, io non te lo pago perché non è arrivata a destinazione. Loro dicono: no, è arrivata a destinazione, sei tu che non sei stato capace a recuperarla. In questo contenzioso, le FARC hanno delegato l'ETA spagnola per recuperare questo credito. Quindi questi due uomini dell'ETA sono venuti a Vibo Valentia, hanno fotografato la casa di questo 'ndranghetista di Vibo Valentia, hanno mandato la foto in Colombia, i colombiani hanno mandato la foto al libonese, a questo abitante di Vibo, questo 'ndranghetista, e guarda, noi sappiamo dove abiti, mandaci i soldi, se no farai una brutta fine. E quindi hanno questa possibilità, questa organizzazione terroristica che si collegati in rete con altre organizzazioni terroristiche nel mondo per fare questo recupero credito. Spostiamoci dalla Colombia alla Bolivia. Nel 2006 diventa presidente Evo Morales. Uno degli slogan suoi poi è coca sì, cocaina no. Allora, come prima cosa ti chiederei di spiegarci che cosa significa questo slogan e di fatto introduce il tema della legalizzazione. Sì, cioè in pratica molti paesi vivono sull'indotto della produzione della cocaina e anche della vendita, ma anche in Italia, se voi pensate che il PIL è stato calcolato anche sul traffico di droga, il PIL è stato calcolato anche sull'estorsione. Questo mi ha lasciato un po' perplesso, perché mi fa pensare a un modo di pensare sudamericano. Ovviamente la visione del consumo di coca in Sud America è diversa rispetto che all'Italia, ad esempio, perché
lì le foglie di coca vengono masticate, siccome noi ci troviamo lì da 2500 metri in su, voi sapete che è più difficile la respirazione, ci si stanca facilmente. A me è capitato di spostarmi ad esempio da 2000-3000 metri d'altezza e vi assicuro che camminare a passo svelto incomincia l'affanno, perché l'ossigeno è più rarefatto. E lì per superare la fatica e la fame si masticano le foglie di coca. Però è anche, diciamo, non riprovevole dal punto di vista etico investire in produzione di coca, anche per la borghesia, anche per classi elevate, investire nella produzione della coca, anche se questo dato viene negato. La politica, i candidati si devono raffrontare con questa realtà. Voi pensate che quando io anni fa ho fatto un'indagine su un grosso traffico di droga e ho indagato sul capo delle AUC, Mancuso, che non sono i Mancuso di Limbati, ma era il padre originario di Sabro, provincia di Salerno, questo Mancuso Salvatore aveva nel suo libro paga 36 parlamentari colombiani. Lui è stato per 3 volte nel Parlamento colombiano a parlare, a trattare con il Parlamento colombiano la resa, la pacificazione, loro dicono. Ora, anche ovviamente in Bolivia o anche in Perù, in Uruguay, sono molto più avanti la discussione sulla liberalizzazione, ad esempio, della marijuana. Ma questo, ovviamente io sono contrario a questo tipo di approccio, a questo tipo di discorso, e vi dico subito perché. I candidati a certi governi sudamericani devono raffrontarsi con quella che è la realtà e con quello che è il potere economico dei cartelli colombiani, delle organizzazioni terroriste colombiane, perché loro, ovviamente, queste organizzazioni, questi cartelli votano e fanno votare, hanno molti soldi e li possono spendere per le campagne elettorali. Allora, quindi c'è questa forte discussione anche in Sud America sulla liberalizzazione delle droghe. Io perché sono contrario? Perché intanto io non concepisco uno Stato democratico, libero, che legalizzi un qualcosa che fa male, un qualcosa che è scientificamente provato che fa male. Questo è il primo dato. Il secondo dato, vediamo di rispondere a chi dice che liberalizzando la droga si impoveriscono le mafie. Anche questo dato è falso. Incominciamo a discutere, discutiamo un attimo della marijuana, che è la droga cosiddetta leggera, che è la droga che si ritiene possa, secondo certo modo di pensare, secondo certa filosofia, possa essere la droga che più facilmente possa essere sdoganata, diciamo, liberalizzata. Perché è una droga che non fa male, perché è una droga che comunque impoverisce le mafie. A me pare che questo sia falso, perché intanto la marijuana è il 5% il 5% del mercato delle droghe, il cui costo è ovviamente il 15% rispetto al costo di un grammo di coca, un grammo di marijuana rispetto al grammo di coca, e se noi liberalizzare la vendita della marijuana vuol dire produrla legalmente. Secondo uno studio, secondo una ricerca, produrre legalmente la marijuana vuol dire farla costare 12 euro al grammo, perché poi andrebbe venduta in farmacia. Dovrebbe essere prodotta in delle serre,
dovrebbe essere prodotta da aziende con operai assicurati, eccetera, eccetera. Tutti questi costi fanno impennare il prezzo a 12 euro. Al mercato nero noi lo troviamo a 3 euro, massimo 4 euro. E allora, voi immaginate un giovane che se vuole fare uno spinello, cosa fa? Se il giovane per risparmiare si compra le cartine e il tabacco dal tabacchino perché le sigarette gli costano meno, figuriamoci se va a pagare uno spinello, un grammo di marijuana, comunque 12 euro. Gli costerebbe molto di più e allora il giovane andrebbe a comprarla sicuramente al mercato nero. In questo modo noi non risolviamo il problema eventuale dell'arricchimento delle mafie, che ricordiamo è un arricchimento risibile, ridicolo, visto che il mercato della marijuana è il 5% rispetto al mercato rispetto all'altro 95% che è il mercato delle altre droghe. 80% è cocaina, l'altro 5% è eroina, il residuo, se rimane un residuo che c'è del 2-3%, sono droghe sintetiche. E allora io dico, non è con la liberalizzazione che impoveriamo le mafie, non è con la liberalizzazione che risolviamo il problema. E poi facendo questo discorso noi partiamo dall'idea che l'Italia è il centro del mondo. Ma l'Italia è un piccolo buco rispetto agli altri paesi, rispetto al mercato del resto del mondo occidentale, che può essere l'Europa, se noi pensiamo al mercato del Nord America. Quindi che discorsi sono questi? Il problema invece andrebbe affrontato in modo diverso, ragionando e partendo dal Sud America. Io ti chiederei una cosa sul Messico e poi arriviamo all'Italia. C'è un episodio terribile che è quello del 26 settembre dell'anno scorso a Iguala, la protesta contro la riforma scolastica finisce nel sangue, 6 morti e 43 studenti di cui non si sa più nulla. Cosa c'entra la droga? Il Messico è uno dei paesi al mondo più pericolosi per viverci. Il Messico è un paese un po' fuori controllo, è un paese dove i cartelli, dove le mafie dominano, spopolano. Secondo gli ultimi dati di 2 anni fa, che abbiamo sicuri certi, e sono stati uccisi 4.500 poliziotti, sono stati uccisi 56 giornalisti. Certo, non tutti gli uccisi sono persone che combattevano il narcotraffico, molti erano delle persone che sono colluse con il narcotraffico, ma la situazione ovviamente è grave e fuori controllo. E noi ci siamo interessati in una grossa indagine che ha riguardato il Messico, il rapporto tra 'Ndrangheta e Messico, il cui accordo, diciamo, il cui abbraccio, l'affare, il business è stato fatto a New York, a Brooklyn, sotto il ponte di Brooklyn, tra il cartello del Golfo, il più grande cartello messicano, che allora erano in società con le Zetas, che è la più grande organizzazione terroristica messicana, e famiglia di 'Ndrangheta, famiglia di elite della 'Ndrangheta. Lì i cartelli colombiani e soprattutto i terroristi colombiani che vivono nutrendosi del guadagno e del traffico di cocaina hanno una presenza sociale e politica più forte rispetto alle mafie italiane, più presente le mafie italiane, cioè i cartelli colombiani, i cartelli messicani o i terroristi messicani riescono ad avere maggiore consenso popolare perché lì costruiscono ospedali, costruiscono strade, costruiscono servizi. Dove lo Stato messicano non è presente, lì costruiscono servizi. E quindi è facile vedere striscioni, cartelli inneggianti i Zetas, ad esempio, e sotto gli stessi cartelli vedere persone impiccate, tenute lì per giorni, per essere da monito
per chi tradisce l'organizzazione Zetas o per chi tende o tenta di combattere i cartelli messicani. Io ho visto delle situazioni atroci, cioè di gente mani mozzate messe in bocca o teste tagliate al posto di quella testa, la testa di un maiale cucita al corpo di un uomo. Siamo in viaggio, dove arriviamo? In Calabria, arriviamo al porto di Gioia Tauro. Ma oltre che al porto di Gioia Tauro possiamo pensare al porto di Amsterdam, di Rotterdam, di Anversa, possiamo pensare alle coste del nord della Spagna, dell'Oceano. L'Andrangheta soprattutto, ma anche la Camorra, riesce a far arrivare la droga in tutti i porti d'Europa dove il mercato lo richiede. A noi ci colpisce di più il porto di Gioia Tauro perché noi solitamente ogni anno sequestriamo solo in quel porto circa 2 tonnellate di cocaina. E però noi pensiamo perché c'è un'elite della polizia giudiziaria che lavora bene, c'è una procura come quella di Reggio Calabria dove si lavora bene, però vi assicuro che la droga arriva molto di più nei porti del nord Europa dove c'è meno controllo, arriva negli altri porti italiani come Genova, come Livorno, come Civitavecchia o Napoli o Salerno o Ancona. Le parole che hai appena detto ricavo due cose. Uno, che la coca, la droga, la cocaina è globalizzata. Due, c'era una parola a un certo punto, meno controlli, la parola meno. Sì, la droga è globalizzata perché ormai è un consumo di massa, non c'è più una distinzione, come non c'è una distinzione culturale nella società, c'è quasi un'omologazione ideologica, come c'è un'omologazione di usi e consumi e costumi, cioè ci vestiamo allo stesso modo, mangiamo allo stesso modo, usiamo lo stesso linguaggio, c'è una mescolanza di ceti, c'è una mescolanza di ceti che non è un dato positivo ma io la vedo come una involuzione culturale, perché oggi siamo molto più ignoranti rispetto 40 anni fa, perché oggi la cultura non è più un valore, perché oggi il valore è l'avere e non l'essere. Detto questo, c'è anche un consumo di massa, un'omologazione nel consumo della droga che è la cocaina. Oggi in tutti i centri sociali chi usa droga usa cocaina e quindi c'è una grande richiesta di droga in tutta l'Europa. Questa richiesta di droga porta quindi a far arrivare molta nel nord Europa dove c'è meno controllo da parte delle polizie e da parte delle magistrature, ma questo avviene soprattutto perché gli stati del centro e nord Europa non sono attrezzati dal punto di vista normativo, dal punto di vista legislativo, perché c'è una legislazione blanda al contrasto alle mafie. Perché l'Italia è il paese più evoluto nella legislazione antimafia e noi ormai lo ripetiamo con un disco rotto, diciamo agli stati d'Europa adeguatevi alla legislazione italiana, partite come base di riforma ai vostri sistemi giudiziari da quella italiana, perché per noi il sistema giudiziario italiano non è sufficiente, non è idoneo a sconfiggere le mafie, noi stiamo semplicemente pareggiando la partita. Però vi assicuro che nel centro del nord Europa è ancora peggio. E hai anche qualcosa da dire a proposito dell'ONU? Ma sì, perché io quando penso al contrasto alle mafie, al narcotraffico, io penso ad una soluzione radicale. Cioè io dico, con quanti milioni di euro noi spendiamo, noi stati del mondo occidentale, noi stati d'Europa, spendiamo per contrastare il narcotraffico con un terzo della spesa, se noi avessimo un ONU diverso, no? Se noi avessimo un ONU con potere reale, un ONU che ha il potere di interferire nel governo di uno Stato e dire, siccome il problema droga è un problema che riguarda più stati del mondo, tu, Colombia, Bolivia, Perù, Uruguay, ti devi adeguare a questa direttiva europea. Allora
allora noi dobbiamo avere il potere di far scendere i baschi blu sulla terra in Colombia, andare nella selva colombiana, trattare direttamente con i contadini e dire: tu cosa coltivi? Io coltivo Gran Turco, tu cosa coltivi? Ortaggi. Quanto guadagni ogni ettaro? Guadagno 40. E se invece pianti coca, quanto guadagni? 100. Allora io, ONU, ti do il 60%, il mancato guadagno del 60%, e quindi tu da oggi poi pianterai Gran Turco, con un controllo continuo e costante da parte dell'ONU. E io solo in questo modo posso pensare di sconfiggere o di ridurre al minimo la produzione di cocaina allo stato naturale, perché poiché l'unico posto al mondo dove si produce la cocaina allo stato naturale sono quegli stati, se io ho un potere reale di interferire su quegli stati, allora io posso parlare di sconfiggere il narcotraffico, perché altrimenti voi pensate, malgrado tutti i nostri sforzi, noi in Europa sequestriamo solo il 10% della cocaina che arriva. Allora, intanto un acconto di grazie, vediamo se ci sono uno o due domande del pubblico. C'è la nostra Elena lì, perfetto, e indietro vediamo se riusciamo a recuperare. Vi pregherei domande sintetiche. Iniziamo con me? Sì, grazie. No, io la ringrazio intanto, però volevo sapere una cosa. Condivido quello che lei dice, appunto, è contrario. Grida un po' di più. Condivido la ringrazio intanto e poi condivido quello che lei dice sulla linea di principio alla legalizzazione. Però le faccio una domanda. Quando si presenta un ricorso a un magistrato? Si presenta un ricorso a un magistrato, c'è una supposizione di fatto e di diritto. Le chiedo, ma lei è contento di stare in uno stato dove si vendono le sigarette? Ipocrita, stato ipocrita che dice il fumo uccide, si vende l'alcol. Allora le chiedo, ma non sarebbe il caso di arrendersi alla realtà e fare in modo... Non sarebbe il caso di? Di arrendersi alla realtà e sconfiggere quindi la droga in quest'altro modo, così come si vendono le sigarette, che è uno stato ipocrita. Allora, le rispondo subito. Io sono d'accordo con lei, per me è ipocrita vendere sigarette e legalizzare la vendita delle sigarette. Però le ripeto, se noi liberalizziamo, come principio io non sono d'accordo che uno Stato debba legalizzare ciò che fa male, però le ripeto, se noi vendessimo, liberalizzassimo la droga, le assicuro che nella vendita ufficiale non risolvemmo il problema delle mafie, perché costerebbe di più venderlo ufficialmente che il mercato nero. Come le sigarette, cioè se io li compro al mercato nero, le sigarette mi costano la metà rispetto che al tabacchino, e allora io che non mi creo un problema etico, continuerò a comprarli in nero e non al tabacchino, e non risolvo il problema. Io penso che un impegno degli stati più importanti, di quelli che hanno veramente potere reale, che gestiscono di fatto l'ONU, sarebbe un'idea forte a andare alla base, però io non me la sento, cioè la mia mente non è allenata, un blocco psicologico a dire legalizziamo la droga perché così le mafie guadagnano meno, ma le assicuro che il guadagno delle mafie ci sarebbe comunque, e poi lei la legalizza in Italia e Germania, Francia, Belgio, Olanda ci starebbero, no? E allora non risolvo il problema, perché io vado negli altri stati. Cioè la 'ndrangheta non vende solo in Italia, la 'ndrangheta vende in Europa, vende in Canada, vende negli Stati Uniti, vende in Australia. Allora, una domanda lì dietro e poi una qui avanti. Prego, chi era prenotato? Non c'era? Allora, qui un secondo solo, arriva il microfono. Anch'io la ringrazio per il contributo che ci dà e per il lavoro che fa. Volevo chiederle una cosa, dottor Verdelli. In questo libro è menzionata la popolazione, perché per esempio mentre lei raccontava questi suoi viaggi, a me veniva in mente
cosa fa la popolazione, per esempio, colombiana? Allora, se, com'è possibile che si possa arrivare ad un discorso di pacificazione con una presenza, diciamo, dranghetistica, cioè di terroristi e di narcotraffico, con lo Stato, mi viene da dire, no, colombiano? E la cittadinanza che fa? Questa è la mia domanda. La cittadinanza di questi paesi dove si produce la cocaina pura assume cocaina? Questi dati ce li abbiamo, per esempio? E un'ultimissima cosa, il discorso della liberalizzazione delle droghe prenderebbe troppo tempo, però sulle droghe, anche io in parte sono d'accordo con lei, solo su una cosa non sono d'accordo, sulle droghe leggere, è vero che c'è il discorso che la mafia non si impoverisce con questo, non si impoverisce, però si garantirebbe magari una qualità al mercato dei giovani che magari corrono il rischio di, anziché comprare marijuana magari controllata eccetera, vanno incontro a prendere porcherie, che, cioè, voglio dire, è il discorso che faceva la persona che è intervenuta prima: uno Stato che vende il gratta e vinci, specula sul gratta e vinci e fa sviluppare le ludopatie, i tumori, cioè di che stiamo parlando? Grazie. Allora, speriamo di ricordare tutte le domande che lei ha fatto. Allora, guardi, in Colombia succede questo. La popolazione vuole questa pacificazione. La vuole perché è stanca di una guerra che dura 60 anni. Perché parlare di guerra FARC, AOC, LNL, che è un'altra organizzazione dove sono circa 5.000 terroristi, sa cosa vuol dire? Vuol dire che quasi quotidianamente in supermercati così scoppiano bombe. Vuol dire, 6 anni fa il tribunale di Bogotà è stato colpito da missili terra-aria, dove sono stati uccisi 6 magistrati. Vuol dire avere contemporaneamente 2.200 persone sequestrate. Ma sequestrate non i sequestri che faceva la 'ndrangheta, dove il sequestrato stava 8 mesi, un anno e mezzo, vuol dire stare sequestrati per 6-7 anni, fino a quando la famiglia non viene ridotta in miseria. Quando la famiglia è ridotta in riserva, se il sequestrato resiste di vivere nella foresta amazzonica per 6-8 anni, poi viene liberato. Quindi le immagini, allora la gente è esasperata e pur di arrivare a sta pacificazione è disposta alla qualsiasi. Questo è il dramma, questa è la gravità. Poi sulla liberalizzazione, ripeto quello che ho detto, sono opinioni, sono discussioni aperte che si possono fare, e bisogna poi stabilire l'approccio e le percentuali di resa che vogliamo avere, che vogliamo fare. Poi c'era qualche altra cosa che mi ha chiesto? Guardi, sì, certo, assumono droga quelle popolazioni, però le dico che in alcuni posti è talmente povera la gente che io ho visto dei ragazzi di 20, 25, massimo 30 anni, talmente povere che si drogavano con lo scarto della cocaina. Lo scarto della cocaina, se non sbaglio, si chiama cacciucon, mi ricordava un pesce, un brodo di pesce. Questo scarto di cocaina, sa cosa porta? Porta, io ho visto per strada dei ragazzi nudi, senza vestiti, nudi, di pelle olivastra ma nera di sporco, dormire a terra e quando camminavano, camminavano senza meta, cioè le hai in mente, immagina un film brutto, vedere una persona che sta sul marciapiede, fa 20 passi avanti, poi si perde e torna indietro 10 passi, poi svolta a sinistra, attraversa la strada senza guardare, che fa i bisogni per strada, cioè questo scarto di cocaina che porta a questa follia, cioè porta all'uccisione delle cellule del cervello e alla prosecuzione delle altre cellule del corpo. Io ho visto gente non riuscendo a stordirsi, non avendo nemmeno i soldi per comprare lo scarto della cocaina, prendeva 2-3 bottiglie di plastica, li accendeva, si metteva sopra una coperta e stava con la faccia sui fumi di questa plastica che bruciava per stordirsi.
questo è quello che ho visto con i miei occhi. Ho visto la piazza di reclutamento davanti all'Università di Bogotà, di reclutamento dei giovani a farli entrare nelle FARC, a farli entrare nelle LNN, altro che l'ISIS. Ma di queste cose nessuno ne parla, perché non riguardano il mondo occidentale. Allora, io chiederei a Nicola Grattelli di firmarmi la mia copia, che lo sai che alla dedica io ci tengo tantissimo. Potete fare tutti la stessa cosa, lì sono in vendita le copie. Poi restate contemporaneamente anche fermi, perché abbiamo Giorgione, che ora ci distanziamo.